Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché? Ma dunque, di tutte le cose che lui ha detto, quella che è stata criticata è la frase in cui sembrava stabilire un nesso tra la condizione del popolo palestinese e la mattanza scatenata da Hamas contro civili israeliani, quindi quasi una giustificazione. Su quello è stato attaccato. Ma io do questo giudizio. Gutierrez è un politico che riflette in queste posizioni gli equilibri delle Nazioni Unite, perché questo è un conflitto che ha isolato l'Occidente più del conflitto ucraino. Sull'Ucraina avevamo già avuto una situazione in cui il cosiddetto grande sud globale, che è un concetto geopolitico, sì, certo, che include anche paesi che stanno a nord dell'equatore come l'India, magari aveva condannato l'attacco iniziale della Russia all'Ucraina, però non aveva aderito alle sanzioni, quindi già c'era uno scivolamento di molti paesi emergenti, africani, latinoamericani, asiatici, verso posizioni più vicine alla Russia o alla Cina. Con la Palestina la questione si è precisata ancora di più, cioè siamo isolati noi occidentali. È una cosa che viene da lontano. Io ne spiego anche alcune cause storiche. Per esempio, nel mio ultimo libro, La speranza africana, ci sono interi capitoli in cui racconto un mio viaggio in Sudafrica. Il Sudafrica, che ha la memoria storica della lotta contro l'apartheid, la lotta guidata da Nelson Mandela per abbattere un regime razzista, bianco, segregazionista, ha una classe dirigente che identifica completamente la condizione dei neri sudafricani durante l'apartheid e quella dei palestinesi. E questo è un tipo di allineamento tra i popoli ex colonizzati, certo, che hanno questa narrazione molto forte su un occidente imperialista che rimane